dialogo eterno di Fontana e Pini di Roma nel cortile di Palazzo Venezia restituito alla vita democratica. Si inaugura nella sala del Mappamondo la conferenza della mano d'opera, presenti i delegati di 16 nazioni, nazione invitante l'Italia. Sforza dirà, vi salutiamo riuniti a Roma, ove ogni pietra dice l'atmosfera universalistica della nostra capitale. Fanfani auspica un mondo aperto all'azione di tutti i lavoratori. Ascoltano e approvano De Gasperi e Einaudi Parri. Tremelloni definisce problema centrale della rinascita europea l'impiego di tutti i fattori produttivi. Per la Francia parla il delegato Busquet. Presidente è Saragat, vicepresidente il belga Cuvelier e l'inglese Rose.